piano strategico, il nostro piano industriale, vogliamo portare, oltre chiaramente una quota differenziata elevata, cioè abbiamo parlato comunque di un 70%, insomma, che è diciamo, un dato molto, molto importante, ma allo stesso tempo vogliamo attivare anche una tariffazione puntuale. Cosa vuol dire? Vuol dire premiare quel cittadino virtuoso, quel cittadino che diligentemente conferisce in modo corretto i rifiuti e comunque aiuta sia, diciamo, la città per renderla più pulita e decorosa, ma aiuta allo stesso tempo anche l'azienda AMA che, diciamo, ha un vantaggio in questo, ha un vantaggio che comunque svolge un lavoro meno oneroso e allo stesso tempo anche diciamo, con meno costi. Perciò attiveremo Green Card, sarà una tessera con diciamo, dei punteggi, perciò verranno diciamo, pignati in base chiaramente alle azioni dei punteggi insomma, che verranno poi accumulati in questa Green Card e diciamo, si arriverà comunque a uno sgravio fiscale o comunque diciamo, a un corrispettivo insomma, che AMA darà a questo cittadino che sicuramente porterà avanti delle azioni diciamo, virtuose e comunque anche importanti. Ecco, allora noi inizieremo con le domus ecologiche che come abbiamo detto sono delle micro isole ecologiche dove il cittadino può entrare insomma, con la sua carta personale, perciò diciamo, ci sarà anche una tracciabilità insomma, di chi conferisce e come conferisce il rifiuto arrivando poi a questa tariffazione puntuale. Stiamo lavorando su delle campagne di comunicazione, su delle campagne di sensibilizzazione, su delle campagne di educazione, insomma, che indirizzino quel cittadino che comunque forse non conosce, ecco, queste buone pratiche e deve essere, diciamo, indirizzato, ecco, noi lo stiamo facendo. Ecco, con questo vogliamo sicuramente portare avanti questa percentuale di raccolta differenziata. Ricordiamo che siamo partiti a un 38-35%, insomma ad oggi siamo a un 40-45%, perciò passi in avanti insomma, sono stati fatti ecco, da questo punto di vista, perciò la percentuale è aumentata di raccolta differenziata. Questo vuol dire che comunque AMA sta facendo un buon lavoro e i cittadini piano piano insomma, stanno capendo come si differenzia. Io per esempio a casa mia ho la raccolta diciamo, differenziata multimateriale, l'umido e l'indifferenziato, io lo dico sempre, il mio sacchetto dell'indifferenziato è molto 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 piccolo. Cioè, ecco, quando c'è diciamo, la volontà, quando si vuole aiutare il pianeta, il clima e comunque la città dove si vive e si vuole fare una buona raccolta differenziata, lo si può fare tranquillamente. Io sono sicuro che il cittadino romano lo farà perché è un cittadino comunque responsabile, un cittadino consapevole e di questo insomma ne sono certo.